dove soffre la donna soffre il mondo, e questo è il filo conduttore della mostra fotografica Denuncia. Volti, centinaia di volti fermati dallo scatto della macchina fotografica di donne di tutte le condizioni incontrate in tutti gli angoli della terra. Volti di dolore, di sofferenza, di disagio, di preoccupazione, di gioia, di stanchezza, di delusione e di speranza. Un quadro esistenziale che raffigura la condizione femminile, sottomessa, emancipata, lavoratrice, sposa e madre. La mostra La CISL incontra le donne del mondo, che si avvale della raccolta fotografica del Centro di Documentazione Polesano di Rovigo, invita il visitatore a guardare questi volti per acquisire la consapevolezza che la società deve verso la donna giustizia, rispetto, stima e affetto, ma vuole anche denunciare i soprusi consumati in tante parti del mondo verso la donna, nostra compagna di viaggio. L'ideatore e coordinatore dell'iniziativa, Jean-Pierre Soru-Piessot, docente e ricercatore, mediatore culturale ed esperto di letteratura africana, nella nota di presentazione scrive che in tempi come questi, in cui i corpi della donna sono trasformati in oggetti di scambio o di vendita pornografica da altre donne o da uomini potenti, noi dobbiamo esprimere la nostra indignazione profonda. Nello stesso tempo dobbiamo impegnare le nostre energie per affermare i principi di giustizia e legalità, il rispetto dei diritti umani, in particolar modo gli inviolabili diritti delle donne.